principali difficoltà sono la situazione di isolamento. Noi parliamo di isolamento fiduciario, ma di fatto è un isolamento vero e proprio, perché il paziente positivo deve essere allontanato dagli altri membri della famiglia quando è possibile, perché talvolta questa cosa diventa molto difficoltosa perché non si hanno le seconde case. Però in genere questo allontanamento determina poi uno stato di solitudine anche da un punto di vista organizzativo, perché il paziente, noi partiamo dal presupposto che il paziente in genere stia bene o abbia dei sintomi lievi, però spesso poi si determina uno stato di aggravamento e questo non può essere gestito da una persona da sola. Ci vorrebbe un supporto, un'assistenza di tipo sanitaria che purtroppo le USCA per il carico di lavoro che hanno non riescono spesso ad ottemperare e quindi diventa molto difficile per noi medici di medicina generale gestire il paziente in modalità a distanza. È il motivo per cui diciamo, abbiamo cominciato a ragionare un po' con tutti noi medici di medicina generale all'idea di un progetto di supporto al paziente Covid, un supporto intanto basilare con gli strumenti che sono necessari per poter affrontare in modo corretto l'isolamento fiduciario e per poter monitorare lo stato di salute. Questo progetto è stato preso a cuore dall'associazione Cambiamenti, a cui sono molto grata, quindi Vincenzo Porruso che nel rappresentante, ma è anche un collega, e da qui quindi è nato questo progetto di supporto che si chiama appunto supporto positivo, che è un supporto al positivo, ma che è un supporto di quindi è un sostegno nella speranza di poter aiutare, magari anche in modo blando, a non sentirsi soli e ad avere gli strumenti per affrontare al meglio quantomeno le fasi iniziali della malattia. Gli strumenti sono fondamentali nella gestione del paziente in una teleassistenza, perché è una gestione a distanza che noi facciamo, il paziente è al proprio domicilio e noi dal nostro studio dobbiamo monitorare i parametri. I parametri sono la pressione arteriosa, che deve essere monitorata ovviamente con uno strumento più semplice, in questo caso uno strumento digitale. La saturazione dell'ossigeno e la frequenza cardiaca che possiamo valutare tramite saturimetro. È importante che vengano monitorati anche nel modo corretto. Mi sono accorta nei primi mesi già della pandemia, e ancora questa cosa sta accadendo, che molti pazienti non sanno bene correttamente utilizzare lo sfigmomanometro, ma soprattutto il saturimetro, fornendoci quindi dei dati alterati. Da qui è nata l'idea, sempre in modo, diciamo, collaborativo con l'associazione Cambiamenti, di creare un vademecum, poi ne parlerà meglio il dottore Borruso, dove sono poi esplicate le varie modalità di esecuzione del test, quindi per la misurazione della pressione arteriosa e per la misurazione dell'ossigeno. Soprattutto con un test che è il walking test, che ci permette di fare una diagnosi precocissima di danno polmonare e che quindi ci permette di individuare immediatamente i pazienti le cui condizioni si potrebbero deteriorare nell'arco di poche ore, massimo giorni, e quindi di stabilire l'eventuale intervento delle unità speciali del 118 per un eventuale ricovero. L'idea di progetto è partita da una condivisione della difficoltà della situazione territoriale che è avvenuta nell'ambito professionale mio insieme alla dottoressa Caiozzo. Diciamo che è stato quasi un urlo di disperazione in relazione alla situazione vigente nel territorio di Castellammare e in generale del distretto Castellammare-Alcamo-Calatafimi. Allora, a questa richiesta, che poi è stata portata avanti, è stata accolta anche da tutti gli altri medici di medicina generale, è subentrata un'azione di analisi per valutare quale effettivamente fosse la richiesta della popolazione, di quella popolazione che è costretta a restare a casa per le norme sanitarie vigenti.
E allora, a tal proposito, si è creato questo progetto che è un progetto a più menti, a più braccia, nella quale abbiamo da una parte la valutazione medica e sanitaria, che presuppone e che richiede un adeguato monitoraggio a distanza, e quindi si è pensato di fornire gli strumenti necessari a questo monitoraggio, che diventano strumenti del positivo e che non devono essere condivisi con altri. E questo rappresenta non solo un'azione di salvaguardia terapeutica del paziente, ma anche un supporto terapeutico di tipo psicologico, cioè fare capire che quel paziente non è solo, che ha a disposizione quegli strumenti che ne permettono il collegamento diretto con il medico di famiglia. Si assiste, o comunque il positivo, è sottoposto a una condizione di isolamento, come ha detto la dottoressa Cagliozzo, di tipo sociale, di tipo psicologico, ma anche e soprattutto di disorientamento. Cioè, il continuo alternarsi di normative, di decreti, alterazioni della situazione, di isolamento in termini di tempi, in termini di scadenze, quando sottoporre al tampone, chi il contatto stretto, crea nell'individuo un disorientamento significativo. Allora, a tal riguardo si è trovato utile creare un vademecum che contenga le norme dell'isolamento, quindi cosa il paziente deve aspettarsi dall'ASP, qual è il comportamento adeguato che il paziente deve avere all'interno del proprio domicilio, e quindi anche le norme relative ad impedire o ostacolare o limitare quello che è il contagio intradomiciliare, e soprattutto anche tutta una serie di numeri utili, che siano, da supporto in termini di spesa, in termini di bisogni primari, cioè abbiamo le indicazioni relativamente al territorio castellammarese, sullo smaltimento dell'immondizia. Quindi in questo modo, diciamo, sia dal punto di vista normativo e quindi dal punto di vista sociale, sia da un punto di vista sanitario, si vuole fornire quel supporto di cui qualsiasi individuo in una condizione di isolamento necessita. Perché l'obiettivo è quello di far capire che nessuno è solo, che tutti possiamo essere positivi, e questo dovrebbe incoraggiare tutti quanti a donare, a fornire il proprio contributo, perché all'interno di una comunità è importante aiutarsi l'un l'altro. Una volta che il paziente scopre di essere positivo, ha l'obbligo di comunicare la propria situazione al medico di famiglia. A quel punto può essere agganciato all'interno del progetto, perché il medico di famiglia è... Al riguardo, tutti i medici di famiglia del territorio di Castellammare hanno aderito in maniera partecipata all'iniziativa. Mandano una mail ad un indirizzo di posta elettronica appositamente creato, nella quale segnalano, con il consenso del paziente, la situazione dell'individuo. Ed è chiaro che il kit diviene personalizzato, nel senso, è chiaro che se un paziente ha a casa lo strumentario per la misurazione della pressione arteriosa e dell'ossigeno, allora in quel caso non gli verrà fornito il kit, ma gli verrà fornito, per esempio, il vademecum, che è uno strumento unico e che effettivamente non è in possesso a nessuno. E a quel punto la società di protezione civile, nel caso specifico la Fire Rescue, preleverà il kit dalla farmacia con noi convenzionata, e lo porterà al domicilio del paziente. La donazione è libera, nel senso che non c'è un minimo, non c'è un massimo, più si dona meglio è chiaro, perché si deve entrare nell'ottica che oggi posso essere positivo io che necessito del kit, domani può essere positivo chi effettivamente sta effettuando una donazione, quindi è un supporto sociale. La donazione e la raccolta fondi, le modalità con la quale si vuole raccogliere il fondo, sono da una parte una raccolta online tramite una piattaforma specifica che è stata creata ad hoc e che, le cui informazioni si trovano tranquillamente sulla pagina Facebook di Cambiamenti, e che comunque ritroviamo sempre nel Vademecum.